MB Produzioni presenta Il balcone di Arianna. In questo periodo di quarantena, noi italiani stiamo trovando e inventando ogni giorno formule di interazione a distanza. Una di quelle più diffuse è sicuramente quella degli artisti che si esibiscono dai balconi. Qui a Milano, tra i tanti artisti che manifestano questa voglia di cantare, abbiamo incontrato Arianna Ferrari, un'artista trentina, trasferitasi a Milano, dove vive con il suo compagno Matteo Bianchi e il loro primogenito di 6 mesi, Ethan. Chi è Arianna? Arianna è un'artista con tanta gavetta di musica live sulle spalle, che si è esibita per oltre 10 anni nei migliori club, teatri e piazze nazionali, ed ha esportato il Made in Italy e la sua musica anche in Austria e Romania. Ha da poco pubblicato il suo album d'esordio, Hey Phil, prodotto da MB Produzioni. La sera del 15 marzo in tutta Italia si è svolto il primo flash mob collettivo in cui le persone, dalle finestre delle proprie abitazioni, hanno applaudito per diversi minuti in segno di forza, coraggio e di unione nazionale. Da quel giorno Arianna si esibisce dal suo balcone di casa per i residenti delle palazzine limitrofe, che ogni sera alle 21 l'aspettano con entusiasmo per ascoltarla ed applaudirla. Per il suo pubblico canta un brano in italiano e uno in inglese. Da quando è iniziato, tanti sono stati i riconoscimenti dei vicini di casa che hanno voluto ringraziarla facendole dei doni. Ha ricevuto lettere scritte a mano, disegni dai bambini, fiori, vino, dischi, peluche per il suo bimbo, addirittura un'incisione personalizzata su legno della copertina del suo album. Abbiamo intervistato alcuni vicini di casa. Cosa ne pensa di questa iniziativa di Arianna? Penso che sia stata veramente molto carina. Io personalmente sono molto contenta di questa iniziativa perché nonostante il brutto periodo abbiamo potuto conoscere una persona con una splendida voce che da inizio quarantena ci intrattiene con le sue canzoni. La trovo fantastica. Penso di essere fortunata perché ricevo tutte le sere un dono. A un certo punto una sera è spuntata una voce. Bello l'applauso che noi facciamo a lei tutte le sere, che in realtà è un applauso che facciamo anche a noi stessi. Sono effetti positivi. La sera la mia famiglia si trasferisce tu cur sul balcone. Alcune persone e personalità criticano questa iniziativa di fare musica dai balconi in un momento così drammatico e difficile. Lei cosa ne pensa? Il criticare, boh, fa parte che tutti devono sempre dire la loro. Io renderei Arianna obbligatoria in tutti i condomini. Sì. Io trovo che sia una cosa piacevole dopo tutta una giornata quasi chiusa in casa, insomma. Yehudi Menuhin ha detto che la musica è terapeutica. Per distrarci dai pensieri che questo brutto periodo può portare. Sono solo pochi minuti, lasciateceli fare. Vi mancherà questo appuntamento fisso quando tutto sarà finito? Sì, mi mancherà, ma penso come mancherà a tutti. Ma perché? Non è detto che tutto debba finire per forza. Rimpiangeremo questo momento. Comunque spero che magari ogni tanto possa anche continuare. Questa esperienza qui è peccato perderla. Grazie Arianna. Da quanto tempo vive a Milano Arianna? Che cosa ne pensa di questo momento? Se lo sarebbe mai immaginato? Ciao a tutti, io vivo a Milano da aprile. Non avrei mai pensato di vivere un momento così tremendo e così tragico per tutte le persone che stanno male in questo momento. Sembra tutto veramente, veramente surreale. Cosa ti ha spinta a fare musica dal balcone di casa? Cosa ti dà? Speranze per il futuro? Ho voluto regalare un momento di spensieratezza alle persone con la musica. Questi 3 palazzi che vedo davanti a me, la sera alle 21 diventano magici. Sento proprio un calore che si sente solitamente quando si sta su un palco. Io sono una persona molto positiva, quindi spero nel futuro. Com'è stata questa esperienza, Arianna? Ti mancherà cantare dal tuo balcone di casa e il tuo pubblico? Riapparirai di tanto in tanto? Cantare dal mio balcone di casa mi mancherà tantissimo e mi è stato veramente d'aiuto. Io non era scontato in una città dove non conoscevo nessuno. E quindi penso che riapparirò ancora, certamente, qualche volta. Matteo, come vi siete conosciuti? Ci siamo conosciuti un paio di anni fa tramite la musica, fu complice di questo incontro, che ricordo con molto affetto. Come passate il tempo durante queste giornate? Abbiamo la fortuna di poterci relazionare con i parenti in maniera virtuale, tra cui anche un altro mio figlio, Alessandro,
con cui ho il piacere di cucinare insieme, sempre virtualmente, e confrontarci in nuove ricette. Cosa ne pensi di questo momento e cosa avete perso in ambito lavorativo col coronavirus? C'era da aspettarsi una catastrofe a livello mondiale. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo, non c'è occasione migliore che concentrarsi sui progetti futuri. La sera del 3 maggio si è conclusa questa particolare e splendida esperienza con un caloroso abbraccio da parte del pubblico che le si è stretto intorno regalandole un grande applauso finale. Ciao! Una pelle d'oca! Ragazzi. Tutto il vicinato ha espresso la tristezza di non poterla più ascoltare la sera e le è stato chiesto di riapparire a sorpresa, di tanto in tanto, per sentirla cantare ancora dal suo palco di casa, il balcone di Arianna.